Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, si chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Ciao ragazzi. Applausi. Ma dove applaudite Riccardo voi? Bravo. Ragazzi, spero di non aver sbagliato il testo perché l'ho fatta a cuore. Allora, l'hai fatto giusto, l'hai fatto questo giusto. Per introdurre questa intervista meravigliosa con i 6 pinguini tattici nucleari al completo e soprattutto per agganciarti al fatto che sarete a Bologna, nei città prossimi. Che amiamo, sì. Ci siamo stati per tantissimi motivi, anche a vivere per alcuni brevi periodi. E verremo lì con il nostro tour nei palazzetti. Eh sì, il 12 di marzo saremo lì e sarà bellissimo, nel senso che noi sarà uno spettacolo pazzesco quello dei palazzetti. Ci abbiamo già lavorato tanto ancora prima di iniziare con la preparazione di Sanremo e abbiamo fatto dei grossi passi avanti sullo show. Ci sono delle componenti visuali nuove, la scenografia è pazzesca e se venite, ve lo giuro, vi divertirete un casino. Io sono già convinta. Detto questo, parliamo di preparazione, visto che è stata citata ovviamente per il tour. Come vi preparate a questa serata così importante? Perché, non anticipo, perché sennò se siete scaramantici non sta bene. Come Grazie. Vi preparate a questa serata? Ma allora, cerchiamo in realtà non di pensare troppo all'esibizione di stasera. Cioè, ci siamo già preparati moltissimo per arrivare fin qua, ma vogliamo arrivare abbastanza tranquilli e freschi, A noi piace stemperare l'ansia ritrovandoci di solito in camera di Riccardo con una partita a giochi in scatola, senza far nomi. Ma li potete fare? Dixit, lo conosci? Dixit è uno dei giochi più belli della storia, ragazzi. Monopoly. Giocate tutti a Dixit. Monopoly è un classico, ma ce ne sono anche di nuovi nomi in codice. Ok, l'intramontabile tabù. Assolutamente. E noi siamo dei ragazzi con una grande passione per i giochi da tavola, perché essendo sempre in tour, comunque, devi trovare dei modi per passare il tempo. E questi sono dei modi fighi, più che altro. Virtuosi. Ti allenano la mente. Una cosa che ovviamente possono fare solo quelli che hanno almeno 6 componenti, perché altrimenti... Sì, certo. No. Purtroppo gli artisti singoli soffrono perché non possono giocare a tabù o a Monopoly. Giochi solitario con le carte. Esatto, lo stavo pensando. Però dopo un po' non è longevo. Mi piace molto questa cosa che è molto retro anche nel suo stile, nel senso che adesso i ragazzi spesso e volentieri giocano, non so, col telefonino, con la Play, insomma, con delle console. Invece allora, voi in realtà anche noi siamo dei videogiocatori, solo che il problema è che non fanno i giochi con 6 controller diversi, il massimo sono 4, quindi a un certo punto abbiamo dovuto dire se dobbiamo giocare tutti assieme troviamo qualcos'altro. O se ne tagliano fuori 2, ma comunque siamo molto inclusivi in questa band, lo si può vedere dalle brutte facce che abbiamo. Esatto. Oppure si deve trovare un altro modo, e l'altro modo sono i giochi in scatola. In più ti dirò che della tecnologia ti puoi fidare fino a un certo punto, perché sei in tour, sono tante le cose che succedono, tanti gli scatoloni che cadono a terra e via dicendo, e può rompersi qualcosa da un momento all'altro, mentre invece appunto con queste altre modalità non si rompe mai niente, al massimo si perde la pedina. Ragazzi, a parte che c'è un ragno che vi sta assalendo, ma ricordate dietro la tua schiena, sapete cosa si dice? Show must go on, anche cioè, se c'è il ragno. Ragazzi, posso spostarmi, che danno un po' fastidio. I ragni mi inquietano. Lui danno fastidio, facciamo qualcosa. Dai, vieni qua. Dai, cambio. Ti prego. Grazie mille. No, scusate, okay. Ma io proprio i ragni non li tolgo. Portano soldi. Lo so, era un, tra l'altro, le sue fisse, tra l'altro è un ragno grande così, lo so. Succede. Che sono io non mangio neanche gli animali, quindi io i ragni non li uccido, però non li sopporto, quindi non posso, cioè se ci sono loro devo spostarmi io, è l'unica posso dire una cosa. Ragni a parte, siete di un rilassato, ragazzi. No, scusate, ve lo ricordo io, questa sera c'è una finale. Sì. E quindi? Ragazzi, c'è la finale? No, non c'è una finale. C'è la finale del Festival di Sanremo. Sì, lo sappiamo. E noi dobbiamo suonare la canzone, no? Esatto. Io vi volevo un po' tesi, un po' con l'ansia. Qualcuno ti sembra oggi non c'è l'ansia, ma ti dirò di più. Il primo giorno poteva esserci ansia, perché comunque arriviamo da fuori, outsider diversi, ci guardano tutti tipo, ma chi sono quelli lì? Invece no, adesso abbiamo un po' ingranato in qualche modo, no? Siamo diventati amici di tutti i vari musicisti che ci sono, Amadeus, Fiorello, ci siamo divertiti, anche Tiziano che salutiamo. E quindi adesso saliamo sul palco con un cuore proprio veramente calmo, sereno e pacato. E vedremo però chiaramente di farvi ballare e muovere
a ritmo. Purché non ci siano ragni, perché sennò, non ci siano ragni. Sennò è un casino, ma pazzesco. Tra in questo divieto momento ragno, il ragno non c'è neanche più. Ma no, perché probabilmente sarà nei box. Perché se è offeso, sono d'accordo. Dai, ragazzi, ve lo devo chiedere. Cioè, le classifiche di queste serate parlano chiaro. Cioè, si respira un'aria da podio. Lo dici tu. Allora, podio. Io... Esatto, Io non so che cosa dire da questo punto di vista, nel senso che non abbiamo mai ragionato a classifiche, non abbiamo mai ragionato a competizioni. Sembra un po' una cosa, posso dire, paracula da dire, però è la verità, nel senso che siamo sempre andati avanti per la nostra strada, dai localini ai palazzetti che iniziano tra poco. E quindi andremo avanti così per sempre. La musica non è una competizione, è una composizione, è comunicazione prima di tutto. Noi sentivamo il bisogno di dire qualcosa su questo palco, l'abbiamo fatto, sta andando bene, siamo contenti, ma non è quello che ci interessa, è arrivare alla gente. Le classifiche poi chiaramente sono importanti, ma vengono dopo. Potrebbe questa partecipazione cambiare un po' la vostra vita? Perché voi all'attivo già 4 album ce li avete, cioè siete già dei musicisti rodati come live siete abituati, però qualcosa cambia quando partecipi a una non voglio dire competizione, perché Riccardo ha appena detto non è una competizione, ecco, bravo. A una kermesse, può andare bene kermesse, bellissima parola. A questa kermesse tu partecipi, vi aspettate che cambi qualcosa nel vostro mood, nella vostra vita? In realtà, secondo noi, attorno a noi, nella nostra vita, quella vera, col fatto che abitiamo un po' fuori da tante cose, viviamo in posti dove la nostra quotidianità non credo cambierà molto. Già ci conoscono tutti, insomma, e non perché siamo dei pinguini tattici nucleari, ma perché cerchiamo di essere belle persone. Siamo Elio, siamo Riccardo, siamo Lorenzo, quello che ha paura dei ragni. Esatto. Siamo Quindi Simone. Se il fruttivendolo ci fermerà, non sarà per dirci wow, ti ho visto al festival, facciamo una foto, ma bravo Elio, sei andato al festival, hai fatto una bella figura. Quindi non siamo troppo preoccupati di un grande ribaltamento nelle nostre vite. Poi c'è anche da dire che il successo di fatto un po' l'abbiamo già esperito, se così vogliamo, nel senso che comunque il Forum Sold Out l'abbiamo fatto in 20 giorni e le varie altre date stanno andando benissimo da ben prima che ci fosse l'annuncio di Sanremo. Quando usciamo per Milano è chiaro che comunque per strada ci fermano, ma questo non ci cambia molto perché... è un qualcosa che viene e che va. In realtà, secondo me, la più grande ambizione di un musicista deve essere quella di riuscire a comunicare qualcosa e di rimanere anche nella storia, in qualche modo. No? Lasciare il segno. Esatto. Quindi siete fuori dall'hype. Fuori dall'hype, orgogliosamente. Che viene riedito con, in aggiunta, giusto? Ringo Starr, altri due inediti. Si chiamano Ridere e Bergamo, che è una canzone dedicata alla nostra città, e poi ci sono due riarrangiamenti di pezzi più antichi, uno Irene e l'altro Cancelleria, a cui teniamo davvero molto, vi invitiamo ad ascoltarli. La scelta della parola antichi Nel senso che comunque la nostra carriera è abbastanza lunga. Antichi sì. È una chiaramente sono, un'iperbole. È un'iperbole. Quindi, sì, anche perché sennò io sono anni, secondo beh, me. Sei anni fa, a 25 anni è tanto, capisci, certo. Nella nostra esperienza. Grazie mille ragazzi per essere stati con noi. Io... finiamo cantando? Bravissimo. Okay, cosa vuoi? Attenzione. Io ho sentito un buono zucchero prima. Io vi seguo in qualunque... alla forchetta. Io vi seguo in qualunque cosa. Ok. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti la sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria. Grazie! Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.